Fai gosh. Voglia di volley. Finalmente arrivata. L'unico programma di pallavolo in Italia. In collaborazione con volleyball.it. Eccoci cari amici, ben ritrovati a Voglia di Volley, unico programma quotidiano di pallavolo in Italia. Pronti e carichi anche oggi per parlare di pallavolo tra turno infrasettimanale, turno di Champions e turno che verrà, essendo oggi venerdì. Buongiorno Luca Muzzi di volleyball.it, ciao Luca. Ciao, buongiorno a te e ai nostri simpaticissimi e tantissimi ormai ascoltatori, teleascoltatori, radioascoltatori, videoascoltatori. Quanti sono? Andiamo da ovunque, non sappiamo dove ci seguono, Facebook, YouTube e Twitch sono sparsi, i numeri delle visualizzazioni segreti, gente che non si firma, c'è anche Babbo Natale che ci ascolta. Babbo Natale che però compra la maglia, io apprezzo molto. E quindi quello è fondamentale, naturalmente. Senti Luca, oltre appunto a salutare i tanti che ci ascoltano, ricordiamo sempre di dirci la loro su quelli che vogliono siano tematiche, sondaggi in diretta, oppure se vogliono, se sono timidi anche, voglia di volley @gmail.com, se c'è anche qualche segnalazione di qualsiasi tipo, oltre che il sito vogliadivolley.com. Luca, che news ci porti oggi? Vabbè, dai, sapete tutti della Champions, Novara ha completato la settimana europea, una bella vittoria delle piemontesi, insomma tutto sommato abbastanza netta, quindi anche Novara si mette i suoi 3 punti in cassaforte, inizia bene col passo giusto questa nuova avventura. Sappiamo e abbiamo raccontato, no, come a Caterina Bosetti questa esperienza di Champions quasi piaccia di più che non il campionato, perché c'è questo clima internazionale, questo fare e disfare valigie che le piace molto, quindi sono contento per lei che la sua squadra è iniziata al meglio. Ieri è uscito il calendario di Conegliano, che vi invito ad andare ad acquistare perché è per beneficenza e quindi non è una brutta cosa, e in più le ragazze sono veramente molto affascinanti, e penso che meriti la cosa. Sul sito ho pubblicato qualche immagine anteprima e ho visto che è andata veramente, è stata molto molto seguita questa cosa. Partito campionato cinese femminile, sapete che a 3 giorni dal via del torneo la federazione in maniera molto così democratica ha deciso che si gioca con una sola straniera in campo, le altre le fanno sparire, si gioca con una sola straniera in campo, il problema a quanto pare potrebbe esserci anche al maschile, e lo Shanghai, ribadiamo che ha tesserato sia Vettori che Lanza, e mi viene da chiedere se tutte e due a questo punto andranno in Cina, o se il club deciderà magari di interrompere prima il rapporto con noi due, magari in cambio anche di un riconoscimento del, fra virgolette, disagio, e magari uno dei due, perché non Lanza, che è a Cisterna e potrebbe continuare il campionato a Cisterna, rimarrà in Italia? Chi lo sa? Beh, è chiaro che lo scenario cambia notevolmente, anche da un punto di vista personale, familiare, cosa su cui appunto non ci teniamo particolarmente ad entrarci per rispetto, per mantenere privacy, eccetera, eccetera. Però ecco, è qualcosa che sposta. Comunque è qualcosa che in generale sposta. Uno si prepara a giocare, tra l'altro non da agosto, ma appunto da fine novembre, inizio dicembre, in Cina, poi si trova magari a dover cambiare tutto all'ultimo. È appunto uno scenario, da questo punto, dal punto di vista della cronaca, ecco, da tenere sotto controllo. Abbiamo parlato dei risultati, parleremo del turno infrasettimanale, del weekend, che propone 2 big match nel femminile, Busto Novara e Scandicci Conegliano, entrambi domenica pomeriggio o sera. Nel maschile invece, per un'incredibile coincidenza di eventi, diciamo che non ci sono big match, pur essendoci 6 o 7 squadre che consideriamo tra le big, ma comunque sono tutti incontri interessanti. Mi avete sempre detto che non c'è nessuno scontro scontato in Superlega. A questo punto, Luca, prima di introdurre il nostro ospite di oggi, ci chiediamo nel sondaggio del giorno, ma la lotta alla Superlega alla fine va bene, le 6 o 7 di cui parlavo, 6, 7, 8, 9, possiamo metterle anche tutte quante, ma alla fine la lotta vera è a 2, e sappiamo bene quali sono quelle 2, o è di più? Tu cosa dici? Ma alla luce anche dei risultati degli ultimi 2 turni, secondo me Modena ha dimostrato di essere una squadra che può sedersi al banchetto delle prime 2, che per me rimangono comunque al momento Civitanova e Perugia. Detto che, poi vediamo anche Trento cosa fa. Perché, insomma, assolutamente. Escluderla. Quindi secondo me sarà un banchetto più ampio anche quest'anno, e credo che sia veramente una cosa unica nel panorama internazionale della pallavolo. Ho sentito ieri un convegno in streaming dove parlavano i presidenti della Lega Basket e il presidente della Lega Volley. Il presidente della Lega Basket diceva:
noi abbiamo il problema che c'è l'NBA e tutte le attenzioni finiscono là. E Righi invece poteva vantare il fatto di poter dire che, anche se in Italia forse questa cosa non è percepita, perché noi italiani siamo bravissimi a sminuire il bello che abbiamo in casa, a livello mondiale comunque la NBA del volley maschile è qui da noi, e anche il campionato di quest'anno secondo me lo conferma. Per ora c'è il 100% di voti che dice a più, e non è solo uno, sarebbe troppo facile, no, sono decisamente di più, no, ce ne sono di più, e ti dico anche, ti dico la mia, io penso che la lotta al vertice in regular season sarà a due, perché quelle squadre comunque sono costruite alla distanza per durare di più, giocando tante partite. Sulle sfide secche o quasi che ci saranno nei playoff invece potrebbe esserci qualche sorpresa in più, quindi chissà, vedere magari una qualche semifinalista diversa dal solito. Questi e tanti altri sondaggi sul nostro Instagram Voglia di Volley 1909. Caro Luca, io ho pronto qui un buon caffettino da bermi, non in compagnia del Brogio purtroppo, per qualche imprevisto personale, comunque lo salutiamo, non è con noi oggi, forse è troppo teso per il debutto della Getty Pallavolo Bologna. Sì, però là che monta il campo, dalle direttive, un centimetro qua, uno di là, ce lo dobbiamo far bella figura. Ma lo sostituiamo alla grande con un altro bolognese, Doc, ormai è il nostro opinionista, lo definiamo il nostro Alessio Simone. Ciao Ale, buongiorno, ben ritrovato. Ciao a tutti, ciao, buongiorno. Come stai Ale? Bene, bene, tutto a posto. Ho fatto una bella scorpacciata di pallavolo questa settimana, quindi insomma direi che è andata bene. Pensa che l'ho elencato anche tra tutti quelli che fanno parte del progetto record, perché comunque è all'inizio c'era anche lui, quindi... Stavo digitando tutti i tecnici, vice tecnici. Secondo me sei comparso anche tu. Sono comparso incredibilmente anch'io. Grazie. Ormai lo vedi solo con le cuffie connesso a parlarci. Sì, ormai sì. Pensare. Anche se vi dico la verità, quando io sono andato via, eravamo più o meno, credo, alla 20ª partita di questo record, e del record non ne parlava assolutamente nessuno. Nel senso che abbiamo recuperato dopo comunque. Non sapevamo neanche che ci fosse. Hanno cominciato, credo, a capirlo attorno alla 50ª, quando qualcuno, non so chi, ha cominciato a fare i conti e a dire che se non ci fosse stata la fantomatica partita di Perugia si sarebbe raggiunto già il record. Ecco, quindi da lì in poi credo che si è cominciato a parlare. L'incubo. Però c'erano anche le 20 prima, 20-25 prima di sì, Perugia. Ce n'era una, puoi vantare, possiamo vantare anche quella. Diciamo quelle, che dai. C'è un altro record che insomma è importante, che comunque sono più di 90 partite che Conegliano va a punti, perché anche in quella partita c'è un punto, quindi insomma, se vogliamo cominciare vado a verificare se ci sono altre squadre che sono andate a punti più di 90 volte, così gli mettiamo un altro po' di pressione, che secondo me ne avevano bisogno di avere un sesto obiettivo in una stagione dove ce n'erano già 5 abbastanza importanti. Ma sì, è giusto che noi riempiamo il palinsesto, che loro riempiano i loro allenamenti di stimoli ulteriori. No, adesso la domanda, se così te la butto lì, è sempre quella. Cioè, adesso sono un po' più serene per... dico, la butto, la estremizzo, per fare esperimenti e concentrarsi più sulle partite che contano, o comunque ci sarà sempre la cosa di non perdere a nessun costo. Chiaro che nessuna squadra vuol perdere, però quando sei lì che ti giochi magari un eventuale record, o comunque che non perdi da tanto tempo, la situazione è diversa. Beh, questa settimana sicuramente non saranno serene, nel senso che hanno un turno di campionato abbastanza impegnativo. Penso che una volta raggiunto questo record, adesso prima o poi ci auguriamo più poi che prima, sarà destinato a un certo punto a finire per qualsiasi motivo, speriamo che magari finisca per loro in una partita che conta poco, dove hanno deciso di fare il turnover. Detto questo, non è il momento di mollare adesso, perché fra 20 giorni credo che partano per il mondiale per club, quindi direi che questo non è il momento giusto. In più, come giustamente ricordava Luca, i primi di gennaio c'è la Coppa Italia, quindi siccome hanno un altro mese dove sono abbastanza in apnea, un altro mese abbondante dove sono abbastanza in apnea, e conoscendo anche la mentalità della società, dello staff e delle giocatrici, di perdere non ce n'è nessuna voglia, a prescindere dal record. Chiaro. Senti, del big match appunto Scandicci Conegliano, uno dei due oltre a Busto Novara che in programma per domenica sera, che ne dici, che partita ti aspetti, insomma, dato che anche ho detto che Conegliano nel suo calendario ha avuto comunque una serie di incontri importanti all'inizio, è chiaro che mancava quello con Scandicci.
Mi aspetto una partita molto difficile, nel senso che Scandicci, soprattutto in casa, è una squadra difficile da affrontare. Ha avuto magari qualche problemino all'inizio, ma mi sembra che comunque abbia ingranato abbastanza bene. Sono potenzialmente anche loro, credo, con una partita in meno, a meno 4, mi sembra di ricordare una cosa di questo sono tipo. Sono 17 quindi, con... sì, diciamo sì, potenzialmente vittoria, 20, sì. Ok. E quindi diciamo che sarà una partita molto interessante e difficile, perché Conegliano, ripeto, abbiamo detto tutti, comunque è una squadra che è sempre tra virgolette è stata costretta a vincere per tanto tempo, quindi sicuramente la pressione sarà alta, anche le condizioni mentali e fisiche saranno da verificare. Questo è un altro bel banco di prova, al netto del fatto che insomma non pregiudica niente, stiamo parlando di una partita comunque di metà girone d'andata, però è già una partita secondo me importante. Scandicci Conegliano alle 17:30 su Sky Sport Arena, la partita invece trasmessa dalla Rai sarà sabato sera. Roma che ospita Bergamo. Luca, ti chiedo che partita ti aspetti, di certo se c'è qualche partita in cui pensare di poter rifiatare, di poter abbassare un attimo la guardia, possiamo dire senza dubbio che non è quella con Scandicci. No, assolutamente. Vai Simone. No, vai pure. No, non è assolutamente una partita dove abbassare la guardia, detto che, insomma, bisogna capire adesso, prima o poi, secondo me, Limoco qualcosina dovrà cedere in termini di presenza in campo per rifiatare, prepararsi al meglio gli appuntamenti. L'ha già fatto in Champions, dove tutto sommato, a parte Mochi e Gennaro, se non sbaglio, il resto della squadra era completamente composta da riserve, di conseguenza già lì quello è un appuntamento che le titolari si sono risparmiate. E perciò sì, sarà interessante vedere Scandicci, secondo me, perché adesso che hanno chiarito la questione della giocatrice italiana o russa che sia, e ho visto che Barbolini continua a fare un po' di rotazioni delle sue giocatrici in campo, io vorrei capire da qui a fine anno quale sarà il sestetto di questo club e con quale volto si presenterà nei momenti chiave. Magari già la partita con Limoco ci presenterà una Scandicci forse un pochino più definita, ecco. Ci scrivono l'osare di Santarelli contro la prudenza, per me è eccessiva. Questo è Pino che ci scrive, di Barbolini. Che ne dici, Ale? Ti ritrovi in questa descrizione? Magari se puoi farci qualche esempio, magari per chi non segue tutte le partite, non ha magari troppo un'idea tecnicamente di quelli che possono essere certi concetti, certe scelte. Perché Santarelli è uno che osa e perché eventualmente Barbolini è uno che è prudente? Santarelli sta osando un pochettino di più negli ultimi 2 anni. Quest'anno ci sono tante partite dove ha cominciato il match, per dire, con Lovet, che è un 2002, con altri giocatori importanti in panchina. Quest'anno è una cosa che è successa un po' per tutelare la parte fisica di alcune giocatrici, un po' perché se lo può permettere. Non credo che domenica oserà, nel senso che domenica metterà in campo la squadra che sarà per lui più in forma, ok? Dal punto di vista tecnico, dal punto di vista fisico. Barbolini, in realtà, come stava dicendo prima Luca, sta cambiando tanto il suo assetto, no? Soprattutto per quello che riguarda i posti 4 e anche i centrali. Quindi in realtà probabilmente sono due squadre che stanno cercando ancora, soprattutto Scandicci, un'identità. Mi viene da dire che probabilmente domenica si vedrà per la prima volta qual è l'idea di Barbolini, della squadra che deve giocare, perché se non la metti in campo contro Limoco non vedo quando tu la possa mettere in campo, ecco, sì, non ne vedo uno né troppo audace né l'altro troppo conservativo, non sono particolarmente d'accordo su questa definizione. Dopodiché, anche se Barbolini sicuramente è uno che non è considerato proprio un osatore, ecco, scusate il termine. Dopodiché un altro ascoltatore, Christian, scrive: Scandicci praticamente zero, gioco al centro, interessanti le parole di appunto Barbolini durante un timeout l'ultima partita, rivolte Milo, mi raccomando, gli alza sempre palle un po' altine, tu non so se hai sentito la frase in generale, che ne pensi, sempre Christian, così completiamo, scrive, tornando al discorso di ieri, Goro ha giocato 60 delle 74 partite, quindi visto che abbiamo scatenato scout, fan, ascoltatori, tutto per andare a vedere quante poi realmente erano state le partite, che lì per lì avevamo detto sì, qualcuna c'era stata, poche invece diciamo sono state un po' di più, ecco.
Sì, io credo che possano essere anche qualcuna in più, forse 63-64, ma non è questo il concetto. Il concetto è, come per dire, ha detto anche Guidetti l'altro giorno, un po' secondo me andando molto abilmente a mettere, come solo lui sa fare, pressione dall'altra parte, a spostare la pressione da casa propria, che è un'altra delle cose che il miglior allenatore del mondo sa fare molto bene, ok? E, è vero che, come diceva lui, mentre in Turchia ti puoi permettere, contro le ultime 5 in classifica, di far giocare il famoso duo Mustioli-Mazziotti, cioè, ormai usato come termine di paragone per tutte le sfide, sì, esatto, ormai esatto. E, in Italia, quando vai a giocare contro Cuneo, devi stare attento. Quando vai a giocare contro Casalmaggiore, devi stare attento. Quando vai a giocare contro Vallefoglia, devi stare un pochettino più attento. Però io mi ricordo che comunque anche nelle partite prima, sempre di quell'anno lì, dell'ultimo, dove ci sono stato anch'io, io credo che Paolo ha 6-7 partite, 8, adesso non mi ricordo se prima del record, dopo cioè prima del conteggio del record o dopo il conteggio, comunque non aveva giocato, c'erano state altre partite dove aveva cominciato ed era scesa, ma non solo lei, idem Volos, idem Folì, De Cruyff. È chiaro che quando hai un giocatore così importante, se sta bene lo fai giocare, punto e basta, cioè non è che ci sono troppe altre cose da dire. Sul discorso del gioco al centro di Scandicci, effettivamente, insomma, sappiamo che Malinov, come suo modo di giocare, e probabilmente, visto che, voglio dire, la tattica di gioco si decide anche con lo staff tecnico, probabilmente a loro andrà bene così, non è sicuramente il palleggiatore più appassionato del gioco al centro che ci sia. Mi ricordo che in nazionale, sia quando entrava Cambi qualche anno fa che quando entrava Orro, il numero di palloni serviti al centro aumentavano abbastanza notevolmente, quindi probabilmente lei, come peraltro gli ha richiesto, il suo allenatore, di alzare palle un po' più altine. Adesso non so se fosse in posto 4, in posto 2, se fosse al centro, non ho sentito il time out, però diciamo che non ha una grandissima passione per il gioco al centro, se non con alcune forzature molto interessanti, quindi magari non gioca poco sulla doppia più, ma a volte con la palla spostata, con l'esclamativa, la gioca, quindi non so, sarà una tattica di gioco che hanno deciso loro, insomma. Vuoi darci anche un flash, visto che ce lo chiedevano, su Frosini, giovane opposto di Conegliano, bolognese classe 2002, ci dicono appunto non può essere un ottimo prospetto, l'abbiamo vista in Champions, in qualche scambio, che ne dici? Giorgia è una giocatrice molto interessante, io ho avuto la fortuna di allenarla, diciamo, da giovanissima, aveva 15 anni quando facevo la B1 lì con Sandonà, si vedeva che era un giocatore che sarebbe diventato comunque un giocatore interessante. I 2 anni al Club Italia, dove ha quasi sempre giocato, le hanno fatto bene, dopo aver fatto comunque un giovanile molto molto serio, perché lì a Sandonà, in MOC Sandonà, le cose si fanno in maniera molto 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 buona. È una giocatrice che ha sfruttato bene il lavoro fatto, è ancora molto presto secondo me per dire dove potrà arrivare. Sicuramente l'altra sera ha fatto una bellissima partita, aspettiamo, credo, da quello che ho sentito, perché è una giocatrice che seguo da anni e quindi mi interessa, che sia a livello caratteriale che a livello di impegno si stia comportando molto molto bene, stia crescendo tanto, e penso che non ci sia un'occasione migliore rispetto a quella di giocare con giocatrici come Volos, come Gono, come De Cruyff, come tanta altra gente che c'è in quell'organico, per fare un ulteriore step di crescita verso l'alto. Luca ha detto che appunto continuano a paragonare tutte le panchine contro metà, dicendo che vinceremmo anche noi, allora tanto scarsi non saremmo, no? Quindi intanto questo è un aspetto fondamentale. Apro e chiudo una parentesi indecorosa di questa trasmissione, ma vorrei ricordare che Giovanni Guidetti ha parlato di me di quando giocava a beach volley con lui, cioè adesso volevo ricordare questa cosa e la chiudo qui, ecco, giusto perché... Bene, io invece allora ne approfitto e ricordo i momenti più traumatici della mia vita, quando ho mimato un palleggio di fronte a Fede Giorgi davanti allo schermo e mi ha rimproverato per come stavo palleggiando. Ho proprio alzato le mani e fa: no, cosa stai facendo? E va bene, no, sto fermo. Era doppio anche davanti allo schermo, credo. Assolutamente. No, Luca, andrei a dire qualche parola,
si fa per dire qualche parolina su Novara, comunque che esordisce la grande. La Darini ha detto competizione importante, non possiamo fare passi falsi perché il giro è difficilissimo, giusto, quindi iniziare appunto bene, iniziare col piede giusto. Vittoria 3-0, che partita è stata? Ma sì, una vittoria, allora 3-0 con però l'avversario che comunque ha giocato, perché i parziali parlano in suo favore, ma ho avuto l'impressione che comunque la squadra di casa controllasse in maniera abbastanza agevole l'incontro sin dal primo set. Cioè, sì. Squadre a contatto nella prima fase, poi dopo Novara andava sempre via. Più muro, ho visto meglio anche il servizio, anche se gli errori non sono stati pochi, complessivamente meglio in attacco. C'è stata una buona differenza e mi è sembrato anche che Novara avesse più scelte di gioco rispetto a quelle del THI Istanbul, questa nuova società che è della Turkish Airlines praticamente, quindi non un colosso piccolo, anzi questa è sicuramente una società destinata in un qualche modo da qui a poco tempo a diventare una delle big della Turchia, sicuramente, perché i soldi ce li hanno e se si potrà continuare a viaggiare naturalmente. Però ho visto una Novara con qualche scelta in più, con qualche possibilità in più, con qualche variante di gioco in più. Ale, allora un commento sulla prestazione. Sì, la partita è stata molto convincente, secondo me, fin da subito. Novara ha giocato bene, ha avuto probabilmente un piccolo momento di passaggio a fine primo set, quando era in vantaggio di tanti punti e il tie si è riavvicinato, ma poi ha chiuso. E magari nel terzo, dove credo che sia scesa, se non ricordo male, scesa Karakurt per Rosa Maria, per farla riposare un po', che comunque aveva fatto una buona prestazione. Non ho mai avuto l'impressione, se non forse alla fine del terzo set, che le turche potessero impensierire più di tanto Novara, ma questo per merito di Novara. Questo dimostra ancora una volta comunque che la distanza che c'è tra la seconda della classe italiana e diciamo una delle quattro big, forse la quarta in ordine di importanza della Turchia, è ancora abbastanza netta. C'è stata un'altra bellissima partita però in Champions, sì, che è stata quella tra Kazan e Fenerbahce, con il Fener che ha rischiato di perdere, è andata sotto 2-0 in casa, con Kazan che ha fatto due set molto buoni, poi niente, il Fener era anche trascinata da un pubblico molto caldo, ma dal fatto che comunque ha delle campionesse di alto livello, e un po' da alcuni momenti inconcludenti di alcune atlete di Kazan che insomma ricadono un po' sempre negli stessi problemi, diciamo che dopo ha ribaltato la partita, ma è stata una partita bella e abbastanza complicata per il Fener, che anche l'altro giorno Guidetti dava come una delle squadre più importanti di questa manifestazione. Chiedo a te, Ale, poi dopo sento anche da Luca, visto che noi in questi giorni ci siamo concentrati più sulle partite, non abbiamo guardato bene, tra virgolette, tutti i gironi, i possibili incroci, ci sarà tempo di farlo, anche perché dipenderà dai piazzamenti, la seconda, la miglior seconda, eccetera, eccetera. Ma quali sono le squadre da tenere più sott'occhio, possiamo dire, se non di ogni girone, comunque in generale quelle da cui ci aspetta qualcosina di più? Adesso ovviamente Vakif e Conegliano non sappiamo che saranno tendenzialmente le prime scelte, ce ne sono comunque tante altre a tenere sott'occhio, tra cui le due a cui accennavi. Adesso sì, senza ovviamente dimenticare anche Novara. Sì, Fenerbahce, Kazan, Novara, ma io starei attento anche a Monza, che comunque l'altro giorno ha fatto una buonissima partita contro il Vakif. Insomma, queste qua sono la fine. Il discorso che facevano un po' l'altro giorno sia Guidetti che Salvagni del forse rivedere un po' la formula per salvaguardare queste big, insomma, sono quelle lì le squadre che vanno eventualmente salvaguardate, quelle che spendono e che hanno, per evitare appunto di vedere magari, come abbiamo visto mercoledì sera, che però un senso stesso ce l'hanno, a Conegliano intendo, perché insomma mercoledì sera avete visto, non si sarebbe parlato di Frosini oggi, no? Se non ci fosse stata quella partita. Quindi io non sono così contrario a questa formula, anche se obiettivamente è una formula che probabilmente un minimo andrebbe rivista, ed è un po' di cosa. Sarebbero contenti che le società minore, perché spendere soldi per venire in un'ora probabilmente è una cosa che non conviene a nessuno. Io ho visto per molte squadre venire a giocare al Palaverde, fermarsi alla fine della partita,
al Palaverde, perché era una soddisfazione tale per loro. Qualcuno ha chiesto gli autografi alle giocatrici con le quali aveva appena giocato da avversaria, quindi probabilmente per loro è una soddisfazione, non lo so quanto valga la pena togliergli, era ma probabilmente per quello, per, soprattutto per il discorso che si faceva di quanto è stressante la stagione, togliere queste partite ai top club probabilmente sarebbe una cosa da fare, ecco. Luca, oltre a qualche altra squadra da aggiungere, oltre a quanto hai detto da Alec, poi andiamo oltre. No, beh, condivido pienamente l'idea di modificare questa formula della Champions. Capisco il senso che partite come quelle ti permettono di far giocare la Frosini di turno, però insomma, diciamo che queste ragazze magari si allenano già tutto l'anno con delle campionesse, a volte potrebbe essere quasi più impegnativo il 6 contro 6 che non una partita come quella giocata contro la squadra serba, che ha perso il primo 7-8. E alla fine diventa una lunga trasferta per le serbe, un costo e una partita inutile da offrire anche al pubblico, perché poi alla seconda la gente non ci va, se sa che quello è il target e quello è la qualità dell'avversario. Converrebbe cambiare secondo me la formula, e l'abbiamo già detto, basterebbe fare una micro Champions prima con le squadre di un target inferiore, le migliori si qualificano invece nella mega pool dove ci sono tutte le migliori. Anche un girone all'italiana con tutte le migliori secondo me potrebbe essere molto affascinante, senza togliere poi il discorso di semifinali finali che restano un unicum delle coppe europee. Ale, ma è un'idea. Sì, beh, non ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi naturalmente. L'idea, diciamo, il compromesso potrebbe essere una cosa del genere. Nessuno vuole estromettere completamente certe squadre, certi paesi, tra virgolette, dalla certo. competizione. Ale, un flash per salutarci, che partita del turno di femminile consiglia il weekend? A parte, abbiamo già citato Scandicci Conegliano, c'è Busto Novara, qualche altra sfida, abbiamo visto qualche incrocio interessante. Beh, ci sono altre, secondo me è una giornata molto interessante, perché comunque anche Vallefoglia Perugia è una partita che comincerà a dire qualcosa di interessante sul campionato, come anche Roma Bergamo. Attenzione a Trento, perché se Trento dovesse perdere comincia a diventare un po' rischiosa la situazione. E poi c'è Cuneo, una partita che non è mai facile da vincere per Monza, che comunque tornerà da una trasferta e sarà sicuramente non al della forma. E poi c'è la partita che deciderà chi è la regina del centro classifica tra Chieri e Firenze, vedremo un po' chi sarà attrezzata per stare lì. Questa secondo me è una giornata molto interessante. Esatto, calendaristicamente parlando, più interessante la 1 femminile che la Superlega in questo fine settimana, ma insomma abbiamo visto che ce n'è per tutti i gusti. Grazie Ale, ne parliamo lunedì, ci sentiamo. Grazie a voi, ci sentiamo lunedì. Ciao. Buon grazie weekend. Mille al nostro Alessio Simone, appunto, ciao, ex Bologna, Montecchio e Conegliano ovviamente. E Luca, è stata una settimana stupenda, abbiamo avuto ospiti veramente da ogni parte d'Italia, da ogni campionato possibile immaginabile, e una settimana così non potevamo non chiuderla alla grande, no? Ah, la chiudiamo alla grandissima, perché chiudiamo con 2 volte campione del mondo, 4 volte campione d'Europa, 300 e passa presenze nazionale, super palleggiatore e ora allenatore, come tutte le persone intelligenti, tutti i palleggiatori alla fin fine, vedi, riescono a fare questa cosa qua. Buongiorno, quindi... Paolo Toffoli. Ciao Paolo. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao Paolo, ben trovato. Ciao Luca, tutto bene, grazie, tutto bene. Allora, come va la vita da allenatore in Serie A3? Partiamo proprio da quello, campionato che noi seguiamo come trasmissione, diciamo il mio lato bolognese, ogni tanto seguiamo la squadra, ho visto anche che hanno giocato contro la tua, come sta andando intanto? Ma diciamo discretamente, anche se l'ultima l'abbiamo persa 3-2, però diciamo che sono venuto qui a San Donà per un progetto diciamo importante, per crescere, insomma ci sono le basi per fare bene, solo che non è facile, ogni partita è una battaglia. Vabbè, quello comunque abbiamo visto. Sei d'accordo in generale, adesso che comunque è un campionato nuovo, nato nel 2019, quindi comunque al terzo anno di vita, poco più, poco meno, poi c'è stato il primo anno comunque interrotto. Ti piace questa idea di avere una serie A3? Comunque è stata fatta per dare valore proprio alle società che vogliono partire con progetti tecnici interessanti e insomma possono già farlo magari con quella letterina A di fronte, insomma, che fa ben sperare. Ma sì, diciamo, l'A3 è stata costruita per dar modo a diversi giovani italiani di giocare, per mettersi in mostra. Il livello non è alto, anzi,
diciamo è basso, però insomma si dà modo a molti giovani di mettersi, appunto, come ho detto prima, in mostra e proiettarli verso magari mete più alte, livelli più alti. Luca? Beh, no, infatti secondo me la 3 è un campionato che soprattutto, oltre che per i giovani, serve anche per i club, perché con quella A davanti, con tutte quelle che possono essere le regole che porta la Lega Pallavolo a questi club, a questi campionati, diciamo che si formano anche a livello di società in vista di una A2 che è diventata molto molto selettiva, visto che adesso poi è ridotto anche il numero di squadre. Per quello che riguarda San Donà, beh, vedo che comunque avete iniziato veramente bene, siete nella parte alta della classifica, se avete un progetto a lungo termine, diciamo che l'avete iniziato molto molto bene. Stai attento a non fare quello che ha fatto Fefe, che gli ha dato il progetto, ha vinto subito e ha detto adesso mi dimetto, insomma. Sì, no, beh, grande Fefe. No, noi diciamo, San Donà, sì, siamo partiti bene, è stata allestita una squadra con diversi giovani, diverse scommesse. Tenete conto che io qui alleno il figlio di Paolo Merlo, cioè figlio di Basso, nel senso, giocatori giovani che devono crescere, più che altro hanno bisogno di giocare, che magari hanno fatto le riserve e è arrivato il momento di giocare, quindi noi possiamo migliorare tanto, rimaniamo sempre con i piedi per terra perché il cammino è ancora lungo e niente, andiamo avanti partita in partita, speriamo di vincere il più possibile. Segui anche la Superlega, comunque ti rimane il tempo di guardare anche pallavolo di altissimissimo livello o ti limiti al tuo alto livello? No, guardo sempre, ultimamente ho visto la partita Perugia-Modena, è stata una bella partita, il livello è altissimo, del resto lì le partite si giocano per una o due palloni, basta sbagliare una palla che già perdi il set, però ecco, è molto avvincente, molto equilibrato, anche se penso che le squadre che arriveranno alla fine sono sempre le solite. Stiamo attenti anche a Trento, che anche Angelo Rendetti tira fuori sempre dal cappello, insomma, squadre importanti, anche con giovani, però secondo me sì, sarà sempre una lotta tra Lube, Perugia, Modena e anche Trento. Poi dietro vedo Piacenza, Monza, però penso per lo scudetto saranno sempre le stesse. Quindi così cavalchiamo un po', Luca, il sondaggio del giorno dove oggi ci chiedevamo se alla fine sarà sempre, tra virgolette, una lotta a due, se inserirà qualcuno, tu Paolo, quindi ti schieri più verso quelli che dicono che alla fine la finale sarà sempre quella, ma chissà, magari qualche sorpresa extra ci potrebbe essere. Hai citato a Trento, che comunque ha avuto un buon exploit iniziale, comunque ha saputo approfittare magari delle altre che dovevano un po' rodarsi, portata a casa la Supercoppa, insomma, staremo a vedere. Tu quindi alla fine vedi comunque sempre quelle due o ti aspetti qualche altra sorpresa? Chissà, che davvero possa esserci una vera e propria outsider. Ma l'outsider, cioè, se non è la finale Lube-Perugia, ci si può infilare Modena o Trento. Le altre no, le vedo, diciamo, un gradino più sotto. Il campionato è lungo, le squadre sono grandi, grandi squadre. Perugia sta investendo tanto, lo stesso la Lube, ma la stessa anche Modena. Quindi, da vedere. Quindi sarà da vedere alla fine chi sarà più in forma. Il cammino è ancora lungo, vedremo. Luca? Sì, guarda, faccio un passo indietro, Paolo. Volevo parlare un attimo anche del tuo campionato. Quinto posto, 14 punti, 7 gare giocate. Però ne va su una per girone, mi sembra di aver capito, se non ricordo male. E siete veramente tante, 27 squadre, non è un po' pochino forse? No, sì, infatti è durissima salire. L'anno scorso avevo puntato a salire, sono arrivato lì con Tuscagna e dopo purtroppo abbiamo perso 3-2 con Portoviro, che era salita. Non è facile, anche perché le squadre in A3 sono abbastanza corte, le società per risparmiare puntano su 6, 7, massimo 8 giocatori, quindi bisogna tener conto anche delle volte, incrociando le dita, degli infortuni, basta poco per perdere una partita. Però ecco, noi siamo lì, ripeto, noi è una squadra, è un progetto con giovani per crescere, naturalmente per allestire una squadra buona ci vogliono più soldi, poi sapete anche voi che
in questo periodo non è facile neanche chiedere soldi, sponsorizzazioni ad aziende, siamo in questo periodo, diciamo, post-Covid, anzi, siamo ancora dentro, siamo al Covid, quindi non è facile, però ecco, è importante far crescere i giocatori, avere soddisfazione e vincere più partite possibili, e poi vedremo. Ti devo chiedere, tra virgolette, quasi per contratto, invece un commento allora su Bologna, visto che abbiamo accennato la squadra prima. Noi abbiamo parlato della sconfitta, comunque avete vinto voi, tra virgolette, 3-0, che hai detto, si è fatto in questa società nuovissima, è nata lo stesso anno della 3, poi loro hanno fatto la Serie B il primo anno pandemia, il secondo anno promozione, questo è di fatto il terzo anno di vita, e c'è già la 3. Ma Bologna è una discreta squadra, sì, noi abbiamo vinto 3-0, ma è stata una partita lottata. Io spero che Bologna cresca sempre di più, perché una piazza come Bologna ha bisogno di una squadra ad alto livello di pallavolo come erano tantissimi anni fa. So che a Bologna non è facile, che c'è il basket che domina, c'è il calcio, però ecco, la pallavolo ci starebbe bene, insomma, che ritorni, insomma, in auge. Sono passati tantissimi anni da quando la Tartarini Bologna vinceva lo scudetto, però sarebbe bello, insomma, se Bologna tornasse a certi livelli. Speriamo torni a certi livelli. Per quanto riguarda appunto il lato bolognese del programma, tornerà a certi livelli almeno di palazzetto sicuramente questa domenica, così ricordiamo il ritorno al Paladozzo. Vedevo Luca annuire, come dire, con soddisfazione, ricordare certi tempi. Soddisfazione parziale, perché io ai tempi ero un giovane ragazzino tifoso giallo-blu, ai tempi, quindi Tartarini qualche magone a Modena l'ha fatta passare, però poi, come vedi, e Paolo forse lo sa meglio di me, dalla sconfitta di Modena con Bologna è arrivato Velasco a Modena e la storia del pallavolo italiano è cambiata, quindi insomma sappiamo tutti che cosa ha contribuito a portare. Se Modena fosse avesse vinto quello scudetto, continuava con quell'allenatore e Velasco continuava a Iesi, magari avremmo avuto una grandissima Iesi nel giro di qualche anno in Serie A, ma forse non la storia della nazionale italiana, vero Paolo? 142 presenze, due mondiali, adesso l'Italia riparte con dei giovani. Tu hai visto delle analogie fra queste due nazionali? I giovani di Fefè e il vostro gruppo che partiva in sordina, piano piano? Ma sì, ci possono essere delle analogie, anche perché noi, ricordi bene, insomma, noi abbiamo cominciato nell'89 con Velasco, teniamo conto che l'Italia l'anno prima a Seul cosa era arrivata? Decima, undicesima, quindi noi eravamo, diciamo, una squadra, un outsider. Mi ricorderò sempre le prime riunioni con Velasco, che ci diceva: noi dobbiamo arrivare in alto, dobbiamo essere tra le prime squadre al mondo. Noi ci guardavamo, insomma, per dire, ma questo è un visionario. Invece piano piano si sei riusciti. Dopo, l'anno dopo, nel 90 abbiamo vinto l'89 l'Europeo, nel 90 abbiamo vinto il Mondiale, c'è stato un po', no, la crescita, il boom. Forse la nostra nazionale, la nostra forza, che ogni anno ha sempre vinto qualcosa. Poi insomma, vincere 3 mondiali di seguito, 90, 94, 98, non è una cosa facile, insomma, capita spesso. Noi siamo rimasti come gruppo nel cuore di tanta gente, e abbiamo fatto avvicinare tanta gente alla pallavolo. Forse delle analogie ci possono essere, perché questa, la squadra nazionale di Fefè, è una squadra giovane, e lui ha puntato su diversi giovani, ma era giusto così. Del resto, siamo anche campioni del mondo Under 21, bisogna dare spazio a questi giovani e cercare di farli crescere il più possibile. E naturalmente l'obiettivo, io penso, dell'Italia sia vincere le Olimpiadi, con la maledetta medaglia d'oro che non siamo riusciti noi, speriamo che l'Italia riesca a vincerla nel futuro. Quindi sei un po' più della linea della Bosetti, che ha detto qui in trasmissione da noi, che bellissimo l'Europeo, ma comunque la delusione olimpica è qualcosa che resta, almeno nei giocatori. Poi magari i tifosi o comunque coloro che seguono la pallavolo ogni tanto, comunque da fuori, possono per certi aspetti accontentarsi, far finta di essersi dimenticati della spedizione di Tokyo, però insomma magari certi appassionati altro non gli basta questo Europeo. Ma sì, cioè, l'Olimpiade è la massima manifestazione, secondo me. Vincere la medaglia d'oro olimpica non è come vincere una medaglia d'oro a un mondiale, un europeo. Forse nel calcio, altri sport, tennis, non so, che non vale tanto la medaglia d'oro, ma
qualsiasi altro sport, qualsiasi altra disciplina, vince la medaglia d'oro olimpica è il massimo. Noi purtroppo, come il nostro gruppo, non ci siamo riusciti, poteva essere la ciliegina sulla torta di una grandissima carriera. Cioè, io ho vinto 2 argenti e 1 bronzo, ci siamo andati vicini. Ancora adesso magari posso dire, no, Atlanta 96, che ci siamo andati molto vicini, che abbiamo perso una medaglia d'oro, ancora non dico abbiamo vinto una medaglia d'argento, anche se la medaglia d'argento cioè, è una cosa molto importante, non è come vincere una medaglia a un torneo qualsiasi. Sì. Quindi, però ecco, rimane la delusione, però insomma abbiamo fatto grandi cose. Pazienza, ripeto, io spero che la nazionale di Fefe vinca nel 2024 a Parigi, insomma le basi ci sono, i giocatori ci sono, vedremo, insomma vedremo anche in quel periodo chi arriverà più in forma lì a Parigi vincerà la medaglia d'oro. Luca? La speranza direi che è questa, poi insomma il tempo deve passare, però esatto. Chissà con quali palleggiatori, perché abbiamo Giannelli che è bello consolidato ed è giovanissimo, abbiamo Sbertoli che sta facendo bene a Trento e abbiamo Giapporro che spinge. Sì, palleggiatori non ci mancano, dai, Giannelli ancora è giovane, cioè, esatto. È stato un giocatore che ormai da diversi anni gioca a certi livelli. Ancora ormai manca, appunto, è in giro da 10 anni, ma ne è ancora 25, ha quel tra virgolette problema, si fa per dire lì. Sì, diciamo, ci siamo, cioè come giocatori siamo messi bene. Forse, se vogliamo dire, ci può mancare un opposto, il classico bussatore, spacca sassi, forse l'Italia manca lo Zorzi di turno, che... Esatto. Se si palla per aria picchia, forse sì, ci manca quello lì, ma adesso vediamo con altri giovani che ci sono, anche senza nulla togliere a Pinali che ha fatto bene, però ecco, forse ci manca veramente il giocatore forte da palla alta che schiaccia sassi. Non so Luca se avevi appunto qualcos'altro da chiedere, ma mi inserisco un attimo perché così, insomma, visto che hai parlato, parlavamo prima del campionato di A3 fatto per lanciare i giovani, poi adesso del fatto che magari certi giocatori aspettiamo, vogliamo vedere in campo, ci manca il giocatore, ci manca il bussatore, poi uno va a guardare l'Italia campione d'Europa, vede Pinali, comunque sì, di presenze ne ha fatte, ma quest'anno diciamo che per ora Lorenzetti non ha puntato titolare su di lui, poi magari si erano parlati, magari certo c'era Kaczynski, certo, altri giocatori, sì. Eccetera eccetera, e poi non va a guardare, chiaro, Trento. Esatto, sembra però appunto anche solo da fuori un progetto abbastanza chiaro, poi invece poi va a guardare anche la sua tra virgolette riserva, che poi ha avuto quell'exploit incredibile in finale con quel 7.5 da leggenda, Yuri Romanò. Anche lui in questo momento comunque in panchina a Milano, e non è un panchinaro comunque tendenzialmente che si alternerà, perché davanti ha la medaglia d'oro olimpica, quindi ti dispiace in questo senso, o credi comunque che possa essere uno step utile nella loro comunque carriera, il primo anno in Superlega per Romanò e comunque Pinali in una squadra come Trento, vedi comunque possa essere un passo avanti per la loro carriera, o comunque ti dispiace vederli seduti, diciamo? Ma a me chiedi? Scusa. Certo. Ma sì, mi dispiace anche perché un giocatore per essere titolare nazionale deve giocare nel proprio club. Cioè, adesso è capitata la situazione di Romanò, ma diciamo, è stata una situazione così particolare. Noi abbiamo bisogno di un giocatore, un opposto italiano che giochi regolarmente titolare nel proprio club, quindi bisogna dare fiducia a questi giovani. C'è anche da dire che delle volte i giovani preferiscono fare le riserve in A1 invece magari di andare a giocare in A2 titolari. Questa è un po' una cosa che bisogna togliere dalla testa a molti giovani. L'importante è giocare, perché da uno può fare un'esperienza anche in Superlega magari come riserva, però dopo bisogna giocare, ognuno si deve fare la propria esperienza. Capisco anche che magari squadre di A1 non rischino, non, insomma, di far giocare degli italiani nel ruolo di opposto. L'opposto è un ruolo fondamentale all'interno di qualsiasi squadra, quindi non è facile farli giocare, fargli fare esperienza, ma c'è da un'altra parte, c'è anche questa cosa qua, che sono giocatori italiani che preferiscono fare le riserve, invece secondo me devono giocare. Dopo
Io dico sempre ai giovani, dopo se siete bravi, vi vedono, vi fanno giocare, crescete, cioè non è che facendo la riserva, entrare ogni tanto non è la stessa cosa come fare un campionato sempre titolare, partita di partita, che ti capitano sempre situazioni diverse, è totalmente diverso. Quindi devono anche il giovane deve puntare sempre a giocare, magari non fa la riserva e giocare anche in campionati inferiori e cercare di crescere il più possibile. Luca, tu che ne dici? Detto che è qualcosa su cui ci eravamo poi espressi altre volte, però è chiaro che il punto di vista di Paolo è abbastanza netto verso appunto coloro che invece che li preferiscono vederli in campo, vederli giocare, piuttosto che anche magari fare un anno di 6 contro 6 di livello assoluto, però non è quel 6 contro 6 con l'arbitro ufficiale. Diciamo sì, non così. C'è la responsabilità della partita. No, in effetti Paolo ha ragione e mi sembra che tutti quelli che abbiamo, con cui abbiamo parlato di questo tema la vedono così. E al massimo si indugia per una stagione la riserva, ma non di più, dopo devono andare a giocare. Quella di Roma Noi è una situazione particolare, ricordiamoci che lo scorso anno era Siena, Milano l'ha ingaggiato a stagione in corso, e poi la sua esplosione anche da un punto di vista mediatico, no? Perché poi se Milano l'aveva ingaggiato vuol dire che in A1, in Superlega l'avevano già visto, già lo conoscevano. Quindi chi sa fare questo mestiere, chi guarda queste cose, e non siamo noi giornalisti che guardiamo invece alla domenica il risultato così, aveva già messo le mani su Roma, no. Noi l'abbiamo scoperto magari soltanto dopo, e diciamo che è una situazione molto particolare, perché lui è esploso l'europeo con quel finale di tie break e con qualche apparizione durante l'europeo, e ora si trova, diciamo, uno noto, arcinoto, riconosciuto da tutti, in panchina. Per lui questo sarà un anno di, tra virgolette, crescita come esperienza, è giusto però che il prossimo anno trovi comunque una sistemazione. Sono sicuro che Milano, un prospetto del genere, se lo darà in prestito, perché a questo punto non vedo perché se ne deve privare. E da un punto di vista fisico ha avuto anche dei problemi di recente e so che sta tornando e non mi e credo che potrebbe anche giocare e parecchio nella partita con Ravenna domenica. Questo potrebbe essere una delle ipotesi che mi hanno ventilato dalla Lombardia. Insomma, e sarei molto contento per lui perché significa anche che ha recuperato. Però sì, fondamentalmente ha ragione Paolo, questi ragazzi devono giocare, anche se spesso il mammonismo italiano fa sì che uno preferisca stare tranquillo in panchina piuttosto che andare in A2, in A3, in campi magari un po' più complicati e lì mettere in mostra quello che si vale. Sì, chiaramente non volevamo generalizzare il tutto, però è chiaro che se uno si sveglia, guarda Italia campione d'Europa e vede comunque due posti, il titolare, la riserva, comunque quella l'alzo alternativa in panchina, fa comunque un po' strano, giusto per chiedere un commento a Paolo. Qui chiedo un commento invece, visto che parlavamo di Parigi, di opposti, chissà, tu vedi anche qualcun altro potenziale in lista, visto che dicevi che in questo momento manca, detto che non abbiamo colpevolmente citato comunque Ivan Zaitsev, che adesso è lì che si riprende a suon di pesi e suon di squat, ma non starà certo a guardare né nel finale di stagione né nella lotta per arrivare agli Olimpiadi. Poi se arriverà o non ci arriverà, queste saranno altre questioni, però tu lo vedi in quella lotta ed eventualmente ne hai altri che terresti sotto controllo? Ma sì, terrei sotto controllo anche altri. Sicuramente Ivan in questo momento diciamo è l'opposto più forte, no? Penso dell'Italia, però ecco, bisogna tenere anche sotto controllo altri, dalla possibilità altri, dai vari Nelli, Stefani, che ha vinto il mondiale Under 21, poi altri da vedere, sì, Roma no, però ripeto, come ho detto prima, noi abbiamo bisogno di un opposto di peso, cioè, se vogliamo arrivare in alto, ed è molto molto importante, quindi come ho detto prima, questi ragazzi devono giocare, così almeno Fefe ha modo di vederli in campo, però adesso come adesso forse, vabbè, se Zaitsev ritornerà, sarà in questo momento, penso che più forti di lui non ce ne sono, insomma. Luca? Sì, beh, infatti io adesso non so l'idea di Fefe in prospettiva, se spesso e volentieri ha detto indietro non si torna, intendesse dire che comunque la strada dell'Azzurro è chiusa ai giocatori di una certa età o che non hanno fatto parte magari del suo gruppo quest'anno. Quindi non so quale sia il rapporto fra Fefe e Ivan. Certo che comunque sono dell'idea che alla fine le convocazioni del prossimo anno, soprattutto in chiave mondiale, perché poi l'appuntamento principale è lì, il prossimo anno ricordiamoci sono i giochi di Mediterraneo, Universiadi, Mondiale, VNL, quindi ci sarà bisogno di
chiamare parecchia gente in azzurro, quindi Paolo magari nel caso preparati anche tu perché ce n'è veramente tanto, magari ti richiamano anche a giocare e sono sicuro che Fefe nel momento del mondiale guarderà a quelli che sono i giocatori pronti in quel momento, perché comunque Olimpiadi e Mondiali non sono appuntamenti dove si va per ragionare in prospettiva, cioè è tutto e subito e ci si gioca tutto lì, quindi se Ivan in quel momento sarà il migliore elemento di posto 2 del nostro movimento, sono sicuro che Fefe lo chiamerà tranquillamente. È ovvio che secondo me con Fefe si è capito subito che certe regole a livello di nazionale sono cambiate, sono un po' più velaschiane, quindi la maglia prima di tutto, il gruppo prima di tutto, e quando dico il gruppo prima di tutto vuol dire che è il nome davanti quello che conta e non quello dietro. Davanti c'è scritto Italia. Dici? No, sono d'accordissimo con Luca. Fefe secondo me ha creato un bel gruppo di giovani e si è visto insomma a quest'ultimo europeo che hanno giocato con molto entusiasmo, era anche bello vederli, quindi naturalmente alla fine Fefe sceglierà i più forti, però ecco, anche i più forti si devono adeguare al gruppo, a delle regole ben specifiche. Poi ci saranno diversi appuntamenti, quindi si darà modo a diversi giocatori di giocare, quindi di dimostrare se sono di livello. Però ecco, penso che alla fine verranno portati più forti, perché anche insomma vincere è importante per tutto il movimento della pallavolo, però starà a Fefe decidere, vedere che lui avrà il polso della situazione, gli allenamenti, se, perché delle volte non è detto che, l'abbiamo dimostrato nell'ultimo europeo, che mettere tutti i più forti vinci. Delle volte, come anch'io ho sempre detto, delle volte all'interno di una squadra ci sono magari le star, ma ci sono anche gli operai, quelli che fanno un po' il lavoro nero, e si deve creare quel gruppo, quell'amalgama, quell'alchimia giusta, quei meccanismi giusti che porti a vincere. Basta vedere che l'Olimpiade l'ha vinto la Francia. Chi avrebbe mai detto che la Francia vinceva l'Olimpiade? La Francia non è che ha tantissimi giocatori fortissimi, cioè non è che, però hanno dimostrato che lì hanno più in forma, si era creato il gruppo, il gioco, e sono riusciti a vincere. Quindi questa è una cosa che dovrà valutare De Giorgi, se inserire dei giocatori nuovi o no, e vedere qual è il gruppo migliore che fa, diciamo, il gioco migliore. Non so, Luca, se avevi qualcos'altro da chiedere. Detto, quando si parla di nazionali, sì, la Francia non era certo da sottovalutare, ma per come aveva iniziato poi è tutto quasi sorprendente come ha vinto, che sembrava davvero una squadra destinata forse quasi a non passare neanche il girone. Noi l'avevamo detto, ti ricordo, Luca, in diretta con Anastasi, occhio che questi, cioè se poi bisogna affrontare una squadra che è passata, vuol dire che viene due partite, poi occhio come va a finire. E poi abbiamo visto, viene in mente invece dall'altro canto la Polonia, che nonostante un leone in più sta faticando a vincere, quindi forse manca qualcosa. Sì, diciamo che la Polonia con Leon, se non sbaglio, forse non ha vinto niente, nel senso che ha vinto senza Leon. Questo per dirti come a volte anche il giocatore che viene identificato come la stella assoluta non riesca a entrare in meccanismi o non porti quel contributo che tutti aspettano. No, beh, l'ha detto anche Giulio di recente, è una pallavolo cambiata, no? I cicli tipo quello dell'Italia e quello del Brasile che vincevano per anni solo loro, adesso non ci sono più. C'è molto equilibrio in alto e quindi può veramente succedere che ad ogni manifestazione vinca qualcuno diverso. Quindi la Francia adesso, e non è detto che la Francia vinca, abbiamo visto anche l'Europeo, ho detto che era giustificabile anche un calo di prestazioni e di testa dopo l'Olimpiade vinta e l'Europeo un mese dopo. Però la Francia è stata eliminata in malo modo all'Europeo, e ha vinto l'Italia, non ha vinto la Polonia, che è bicampione del mondo. E sono momenti così, sono cicli molto diversi, c'è molto equilibrio in alto, basta poco cambi qualche cosa. Diciamo che il periodo dell'Italia tre volte campione del mondo, che ha vinto X World League consecutivamente, è un periodo storico veramente finito, forse. Non so, Paolo, appunto, se avevi qualcosa da aggiungere riguardo a certi cicli che ultimamente si vedono un po' poco, ecco. Sì, no, infatti non c'è più il ciclo. Una volta c'era il ciclo degli Stati Uniti, che dicevano tutto, poi Russia, Brasile, Serbia, Olanda, vabbè che c'è da dire che un po' tutti le nazionali sono cresciute da noi i giocatori, cioè, alla fine, anche il Brasile nei primi anni 90 noi li battevamo sempre, dopo hanno vinto l'Olimpiade del 92, ma noi il Brasile nella World League l'avevamo sempre
battuto, noi perdemmo con l'Olanda. L'Olanda dopo è cresciuta con tutti i giocatori venendo a giocare nel nostro campionato, l'avevamo battuti al Mondiale 94, l'Europa del 95, dopo le Olimpiadi ci hanno fregato loro. Dunque, non è che dopo c'è stato il periodo della Serbia, il Brasile è sempre stato, diciamo, forte, anche nel 2004 ha vinto le Olimpiadi. Ha ragione Luca, adesso magari c'è più incertezza, cioè non è che c'è una nazionale schiaccia sassi. Anche se io penso che come nazionale la Russia dovrebbe essere la più forte, c'ha dei giocatori incredibili e non riescono a fare risultato. Potenzialmente sono fortissimi, però ecco, dopo esempio, l'ultima Olimpiade ha vinto la Francia con la tecnica, con la difesa, con grande difesa, con la classe di qualche giocatore, sono riusciti a vincere. Però ecco, secondo me ecco, l'Italia si può inserire, non è detto, e questo sarà il lavoro che dovrà fare Fefè, di creare una grande squadra con grandi automatismi. La tecnica c'è, i giocatori ci sono, quindi abbiamo le carte in regola per stare in alto anche noi. Staremo a vedere, questo naturalmente è quello che ci auguriamo. Luca, facciamo un'ultima domandina a Paolo, poi lasciamo andare che siamo arrivati alla fine. Sì, volevo parlare di lui come allenatore. Quello che mi piace di molti di questi ragazzi, che io continuo a chiamare ragazzi, della generazione di fenomeni, e non tutto è dovuto, Paolo sta allenando una 3, è già da qualche anno che fa comunque campionati anche importanti comunque da allenatore. Volevo sapere da lui qual è lo stato della sua carriera da allenatore e dove si vede da grande, diciamo così, in questo ruolo. È dura, la vita allenatore è durissima. Era meglio giocare, questo è sicuro. No, da allenatore è tutta un'altra cosa, Non è detto che se sei stato un bravo giocatore sei un bravo allenatore, non è che... Certo. Io, diciamo, ho cominciato piano piano dalla gavetta, ero riuscito ad arrivare a allenare in A1 a Castellana Grotte, dopo non è andata bene, dopo 3-4 mesi sono stato esonerato, sono risceso, sono ricaduto, bisogna sempre ricominciare da capo, bisogna dare fiducia. Però ripeto, non è facile, la concorrenza è alta, insomma l'Italia ha tantissimi bravi allenatori, cioè non è che per età, magari io essendo stato un ex giocatore posso avere in più magari rispetto ad altri allenatori che non hanno giocato a certi livelli, magari riuscire a capire determinate situazioni, magari che non mi sono abbastanza glaciale in certi momenti a gestire la squadra, i punteggi punto a punto, però è tutta un'altra cosa, anche perché grandi allenatori, basta vedere Velasco, non so dove ha giocato Giulio, fino alla C, la B massimo. Montali uguale, insomma, sto parlando faceva di dentista. Daniele Bagnoli, sto parlando di allenatori che hanno vinto tanto, non è che sono arrivati in alto, quindi non vuol dire niente. Io cerco sempre di imboccarmi le maniche, di fare il mio meglio e aspetto magari sempre di riuscire ad arrivare in alto, piano piano, però naturalmente bisogna essere bravi. Se ancora non sono arrivato lì vuol dire che ancora non sono bravo e naturalmente io tifo anche i miei ex colleghi, dei vari Gianni, Bernardi, che magari stanno lì, ma loro hanno anche fatto un percorso diverso. Per esempio io non sono mai andato all'estero, sono stato sempre un po' pigro, sono rimasto sempre in Italia. Si sta bene, sì. Però delle volte, forse in futuro, chissà, magari bisogna andare all'estero e poi ritornare in Italia, non lo so. Però ecco, ma io sto con i piedi per terra, se riuscirò ad arrivare in alto, beh, insomma, se me lo meriterò. Però è più importante che sia sempre stimolato ad allenare, che mi diverta, che stia in palestra, sempre una bella cosa. Quando mi stancherò, basta. La speranza naturalmente è quella, noi ti facciamo un in bocca al lupo, intanto spero naturalmente riusciremo a vederci, chissà, magari al ritorno di appunto, quando verrete a giocare a Bologna, dai, ci saremo, chissà. Forza. Esatto, dovremmo essere veramente... ricordi lontani. Esattamente. Io ero giovane, giocavo nel Petrarca, era così, 85-86, quegli anni là, 86-87. Col papà di Nero. Padova, avevo 19 anni. Ecco, vedi, quindi tornerai in quel palazzetto, dai, magari saremo lieti di accoglierti, almeno anche Luca ha detto prima o poi che viene, ma non chissà se è vero. Io ti offro magari vengo a vedere Paolo, esatto. Ecco, magari ci diamo appuntamento lì. Chiudiamo con uno spunto, visto che parlava l'altro giorno, è venuto a trovarci Giovanni Guidetti e tutti si dicevano, ma come c'è Guidetti che tra 4 ore gioca? E noi diciamo, è così. Da lì ci è venuto un po' la cosa del pre-partita, cosa fa ognuno di noi, da magari i giocatori ne hanno certe abitudini.
gli allenatori magari hanno altre, ci racconti tu pre-partita, se c'avevi qualche cavola, qualche usanza, o semplicemente come gestivi il tuo tempo prima di una partita da giocatore e poi adesso da allenatore, cosa fai? Ma sempre uguale, non è che cerco di concentrarmi sulla partita, l'allenatore cerco magari di rivedere un po' immagini, vado a vedere statistiche, magari ragiono su come far giocare la squadra, incastri di rotazioni, insomma, però non è che ci sono cose particolari, però ecco, cerco sempre di concentrarmi, di non, per esempio, il sabato sera si chiama la domenica, non è che faccio tardi, cioè rimango anche se non gioco, rimango quasi come ero da giocatore, cerco di concentrarmi, di vedere tutte le cose che posso magari migliorare nella partita, immaginarmi come sarà la partita, quello che posso dare io d'aiuto alla squadra. Direi che abbiamo detto tutto, grazie anche per quest'ultima testimonianza, così abbiamo visto che si può anche ripassare fino all'ultimo quasi, non c'è niente di male. Ecco. Grazie mille Paolo, a presto. Grazie a voi. Bocca al lupo domenica col Garlasco. Grazie. Ciao, esatto, grazie. Bocca al lupo per il match. Grazie mille allora a Paolo Toffoli, appunto, palleggiatore. Gara che deve vincere, Paolo, gara che deve vincere, la classifica parla per lui. Quindi, c'è un bel blocco. Noi giustamente ne parliamo solo quando abbiamo certi momenti dedicati a Bologna, su un campionato cui magari anche verso le fasi finali, anche gli anni scorsi siamo andati a approfondire con le varie coppe, Coppa Italia e Supercoppe e con le promozioni. Staremo anche a vedere appunto più avanti. Detto che c'è un bel bloccone anche lì in fase centrale della classifica, vedremo da che parte si muoverà. Luca, diciamo settimana lunghissima, siamo arrivati ufficialmente alla fine, non so se ci sono altre news a parte quella di Takashi ormai. Takashi, un tweet abbastanza... Mi è stata segnalata, appena uscita la notizia sui canali social di Padova, e naturalmente Gloria Turatello, che è corrispondente da Padova di Volleyball.it, ormai è storica corrispondente, me l'ha subito segnalata, era annunciato questo arrivo, i grafici... No, che seguono i social di Padova l'hanno un pochino così oscurato, hanno creato questo mistero, sta arrivando, ma la sagoma del ragazzo è indiscutibile, un po' di mistero che noi giustamente, cioè noi anzi tu no. hai giustamente subito, come dire, bloccato, è arrivato ufficialmente, arriva subito. aveva ancora dei vincoli legati a quello che era un discorso universitario, ecco, quindi sì, si aspettava fra fine dicembre e gennaio per un discorso universitario, probabilmente ha fatto gli esami che doveva fare, ha dato gli esami che doveva fare da bravo giapponese che studia e ora sta arrivando. Esattamente. Tra l'altro sarà un valore aggiunto di una Padova che già vola e che domenica affronta Perugia e guarda caso è quasi diventato un big match, Padova-Perugia. Alla fine. Sono molto contento che gli amici di Padova... Se poi si arriva al tie break contro una Padova che però li ha vinti tutti e bene, insomma, dopo diventa ancora più preoccupante. Comunque siamo, visto che la Superlega è tanto equilibrata, abbiamo parlato della Padova, comunque che ha una Padova un po' ammazza big, possiamo dire, da questo punto di vista, siamo 95% lotta più di due in Superlega. Quindi i nostri ascoltatori sono schierati completamente sul fatto che ci saranno delle sorprese, chissà, magari anche in regular season, e poi la regular season passa proprio da queste partite, visto che ho detto che c'è un turno di campionato non proprio pieno di big match, ma sono poi quegli scontri comunque fanno anche la differenza, quindi staremo a vedere. Anche per la corsa alla Coppa Italia, perché le prime otto alla fine del giro di andata vanno in Coppa Italia e come abbiamo visto manca veramente poco alla fine del giro di boa, insomma, il boxing day. Esatto, pian pianino si va verso prima Coppa Italia, poi vedremo se ci sarà o non ci sarà il Boxing Day e che incroci ci saranno. Aspettiamo. Io peraltro sono a Modena, quindi andrò ancora col panettone. Fai facile. Sì. Per me è comodo. Ho parlato con Righi, me lo metto sempre in casa. Ah sì, non c'è verso, quindi Modena, tu stai dicendo che Modena giocherà sempre in casa al Boxing Day? No, che poi non è vero, però insomma, diciamo che da quando c'è questa cosa, questa bella abitudine del Boxing Day, che a me piace molto, mi dispiace per i ragazzi, so che non lo gradiscono, ho detto che comunque è la prima di ritorno, non è neanche l'ultima di andata, ma detto questo, da quando c'è questa bella abitudine, spesso e volentieri quella data lì io me la ritrovo in casa e... Mi è comodo, molto comodo uscire dopo il pranzo anche del così. Perché no? Di Santo Stefano e andare a palazzetto. Allora, abbiamo detto, quello sarà il sondaggio più caldo della settimana o prossimo, quella dopo, lì si scatenerà, forse dobbiamo fare uno speciale, no? Tra i diritti televisivi, tutti i palazzetti, sì, esatto.
Niente, direi Luca che ci siamo detto tutti. Io ricordo come sempre vogliadivolley.com e vogliadivolley@gmail.com invece per dirci la vostra, avete spunti, segnalazioni, idee. E ringraziamo come sempre il nostro basso per le grafiche, Radio 1909 che ci manda in onda, FIPA Bologna e anche Umberto Veronesi per la sigla che sta già andando. Ciao Luca, ci stiamo lunedì. Ciao, buon weekend. L'unico programma di pallavolo in Italia in collaborazione con volleyball.it.